Salve a tutti ragazzi, ben ritornati su Construction Simulator. Allora, io spero che vi sia piaciuto l'unboxing di ieri. Allora, andiamo a vedere subito il nuovo lavoro che dobbiamo svolgere. Su mappa, lavori, carriera. Ok, piazza principale, attenzione. No, aspetta, devo andare dietro. Architettura orientale. Questa parte della città non è solo una meta turistica, ma è anche dove molte persone vivono e lavorano. Qualcuno deve riportarla al suo splendore. Ok, allora dobbiamo fare la riunione, smaltimento, consegna materiali, disimballaggio, posizionamento componenti, scavo, quindi devo prendere la benna, disimballaggio, consegna materiali, disimballaggio, betonaggio, quindi dobbiamo prendere la betoniera e la pompa di calcestruzzo, va bene, fondazioni isolate, coperture, posizione dei componenti, riparazione di strade, anche l'asfalto, ok, va bene. Andiamo. Ok ragazzi, parliamo con Mister Bracciolone qua. The Chinatown district is a tourist highlight and a place of residence for many people of Chinese origin. It upsets me to see that the vibrant hustle in the narrow alleyways has almost completely disappeared. Dilapidation and signs of neglect are everywhere. In recent times, unfortunately, there was never enough money to carry out important restoration work on the streetcars and main square. So many shop owners had to close for safety reasons. But now I've finally got the approval for the means to bring the old glamour back to this district. So let's get started. Vabbè. Allora, piazza principale, fase completata. Cosa? Io non ho fatto niente. Parte rotta dell'impianto. Ok, devo prendere il... Va bene. Prendiamo la gruetta. Piazziamo la gruetta. Andiamo qua. Andiamo. Con Pasqualino. Si sta facendo il giorno, meno male. Così vediamo. Così vediamo dove. Ok. Per le due parti lì. Dove che devo andarle a mettere? Lì, perfetto. Sta venendo la polizia. Polizia? Allerta, polizia. In realtà c'era gli anni 90, fine anni 90 più che altro. C'era un... un produttore di musica techno che si chiamava, cioè che per pseudonimo era 666, i famosi numeretti magici. Quello che praticamente, se vi ricorderete più della canzone Super Duper Fly, quello lui è luglio. Allora, ok, consegna di materiali di costruzione, va bene. Allora andiamo sulla mappina. Ho qua, entra F1. Ok, perfetto, consegna tutto a cantiere e non ti preoccupare. Oh, perché vai così in alto? Andiamo a mettere i nuovi tubi dell'acqua. No,
Dobbiamo andare di qua. Bene, possiamo mettere anche così. Tanto il gioco lo mette da lui. Uff. Perfetto. E adesso andiamo a prendere i pallet dei tubi di PVC. Occhio. Arrivi il gancio. Andiamo a rimuovere. Dove stiamo? Dove stiamo? Siamo qua. Che fa? Vai. Perfetto così. Ok. Boh. Vai. Ok. Cala, cala. Perfetto. Il fognone centrale, con le tubature ovviamente, quelle lì. E dai! Scusi! Ma mi dia a me il tempo! Brutto disgraziato! Ok. Devo scavare qui. Perché mi sono preso i bulldozer? Allora i bulldozer, ragazzi, me lo posso pure mandare via. Ah, vedi? Devo scavare fine lì? E allora sì. E allora sì che ce n'è. Vabbè ragazzi, ma chi se ne frega, no? Bene. Ah, dobbiamo fare un po' più avanti allora. Perché così. Vai. Ma no, più di questo non è che posso scavarli, eh. Quindi lì non posso scavare. Quindi ritorniamo sui nostri passi e scaviamo qua. No, dai, mi prendi. Vabbè. Arriva sempre a quell'1% di meraviglia. Va bene.
ritiriamoci, ma sicuramente non avremo più bisogno di scavatore qua. Perfetto, fatto. Fatto. Mazza, già 50%. Questo video dura tipo niente. 3, 3 e 1. Tutto praticamente. E 3. Poffete. Allora, come sempre, pigliamo la cosa qua. Ci facciamo i cavoli nostri. Ecco qua. E andiamo a spacchettare tutto. Ah, vabbè, c'è. C'era bisogno solamente della betoniera, veramente. Va bene. Ok. Getta e caccia istruzioni, rimuovi materiali da costruzione. Va bene. Va bene, va bene, va bene. Allora, visto che qua sicuramente non devo scavare. Allora facciamo così. Torno a casa Alessi. Torno a casa Alessi. E tu ti devi. Vabbè, ragazzi, faccio altro una cosa, eh. Vi faccio vedere come si fa. Nel caso lo volete sapere. Comunque, prendiamo l'autopompa, che non ci serve in questo caso. Andiamo su mappa. Andiamo a fare rifornimento, perché bisogna ovviamente ogni tanto prendere i mezzi e portarli a fare o benzina o la riparazione. Io devo fare più riparazione che benzina, perché siamo a posto. E quindi R, perfetto, così. Ovviamente, una volta fatto questo, scendiamo, lo mandiamo a casa e mandiamo a casa anche lui, e questo qui ci serve. Ok, noi con la betoniera solamente facciamo questo lavoretto qui, perché si può fare, ovviamente. Anzi, ce l'ha chiesto lui sinceramente, altrimenti diceva getta il calcestruzzo. Ok. Io quasi quasi ci metto il beccuccio, quello là un po' più grande. Ma sì, mettiamocelo, dai. Ok. Facciamo il pieno. Ok. Un po' più avanti. Troppo poco poco poco. Uiii, madonna. Appo. A posto così. Mi ha dimenticato, devo fare pure l'altro. Vabbè. No, giù Chinatown. A parte di essere un famosissimo quartiere, Chinatown era anche una bellissima canzone degli anni 80, che io adoro. Diciamo che tutti i generi synth pop adoro. Bene.
Perfetto. E poi il pezzo più grande, ovvero Chinatown, la scritta. Olè. Offiti. Ah, così. Giustamente il tetto. I tetine. Vai così. Ok. Così, sì. Senza sì, senza ma. Ok. Perfetto. Questi ragazzi come si fa presto presto a fare le costruzioni? Che ci vuole? Offiti. E adesso andiamo a concludere con l'ultimo pezzettino. Ino. Quindi devo prendere, scusate, anche un'altra volta la betoniera, che proprio me ne ero proprio dimenticato della maglia qua. Sicuramente devo mettere il calcestruzzo, il pulito sotto al naso che lo spacco in due. Ok. Offere. Devo rimuovere il materiale, questo lo so. Ma tutti i debutti però, fratello. Vai. Ecco qua. Ok. Mettiamoci l'estensione. E vai. Patapin. Ah, posto. Ora sì che posso andarmene a fagiolo. Vediamo se è vero. Oh, vedi? Dove sta il tetticcio? Eccolo. Ah, in teoria non dovrei più avere problemi. Dovrebbe essere l'ultima cosa che da mettere in conto. Cioè da mettere e poi basta. Vediamo se è vero. Va bene, ok, perfetto. Allora, questa la leviamo. Perfetto. Presa d'asfalto. Ah, arrivo, ragazzi, un attimo su. Ok. E comandi, chi si ricorda? Entrare, uscire, stessare. Ah, ok. Stiamo iniziando a fresare. Ok. Non deviare.
Ah, giusto, perché già si è fresato. Via. Perché ti giri? So io perché non ti giro. Perché qua non si gira. E come pretende Pasquale di fare la fresatura qua? Me lo dici? Vabbè, ah vabbè, diciamo che è quasi fatto, dai. Bene, vai. Ultimo tratto. E abbiamo fresato. Ok. Ok. La spazzatrice è un po' più grande. Cioè, un po' più veloce. Ma io quasi quasi, quasi quasi. Siccome non so l'estensione vera e propria, io faccio così. Dov'è? Ok, F pieno, asfaltatura disabilitata, estendi. Ah, perché tu devi stare proprio col culo proprio là, eh. Bravo. E allora scusami, visto che devi stare là. No, 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 no. Un po' più di qua. Almeno iniziamo dritto. O proprio dritto, dritto, no. Però. Oh, boh. Va bene, va bene. Fatti un più in là. Bocca soletà. Va bene, va bene. La sfattatura a cazzo di gara, ragazzi, ma io non ci posso fare niente. Ok. Vuoto, perfetto. E leviamoci dall'asfalto che scotta. Giro, giro, tondo. Posso fare anche il marcio indietro, eh. Volendo. Perfetto. Ta-da! Signor sindaco, io avrei finito. Paga? Pagare. mamma mia. Finally, there is life here again. Soon visitors will come to admire the unique architecture and charm of this place. The first shop owners have already reopened their stores, full of joy about the freshly renovated forecourt. I have always been fascinated with the unique entrance portals with their ornaments, which are real eye-catchers, especially at night. Bravi tutti! Bravi tutti!
ragazzi. Vada lì, che bello. Va bene, va bene, va bene. Oh ragazzi, io spero che vi sia piaciuto. Ah, ovviamente le panchine, tutto bello attrezzato, perfetto. Ragazzi, io spero che vi sia piaciuto questo video. Ovviamente commentate, condividete, lasciate un like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Trovate sempre il link diretto alle playlist del canale in descrizione, insieme ad altri link. Noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti. Thank you.